Allora, oggi sono qui per annunciare un evento molto importante, cioè un convegno che ci sarà in Italia, a Roma, il 13 ottobre, dalle 9 alle 22, all'Hotel Meliá. Un evento importante che è centrato su quella che è la nuova psicologia. A partecipare a questo intervento ci sarà, tra gli altri ospiti, il professor Stanley Grof. Ora, chi è Stanley Grof? È praticamente uno importante psichiatra moderno dei tempi nostri che ha scoperto, inventato, costruito quella cosa che si chiama oggi psicologia transpersonale. Stanley Grof, che studierà poi in America, dove diventerà anche importante direttore di un importante istituto americano di psichiatria, è la persona che, come Platone, pensa che l'anima abbia un significato, che si possa curare il corpo e la mente, ma che la mente e il cervello siano due cose differenti. In questo contesto, Stanley Grof pensa che ci siano degli stati che la psichiatria moderna chiama stati alterati di coscienza, che qualcun altro chiamava stati allargati, per esempio quando si lavorava su come funziona l'acido lisergico, su come funzionano delle droghe per ampliare o modificare gli stati di coscienza, ma che sostanzialmente sono in realtà stati non ordinari di coscienza. Chiamare gli stati non ordinari di coscienza in questo modo vuol dire non dargli quell'accezione negativa che la psichiatria moderna, purtroppo, di oggi dà come stati alterati. Che cosa accade in alcuni istanti, con o senza droghe, peraltro, quando per esempio un soggetto ha delle visioni di vite passate, quando un soggetto ha capacità extrasensoriali? In che stato è e a cosa servono questi stati? Sono reali e reali quanto? Ci voleva qualcuno che studiasse questa cosa. La psicologia transpersonale è quella psicologia che cerca di entrare all'interno della mente delle persone, lavorando anche su questi particolari stati di coscienza. Ci troviamo in perfetto accordo con il professor Grof quando noi, per esempio, dal nostro punto di vista, stabiliamo, creiamo, costruiamo una simulazione mentale dentro la quale noi immaginiamo delle cose. Una simulazione mentale che ci permette di entrare in contatto con la nostra coscienza, che è quel qualcosa in più che esce ovviamente dal corpo e che probabilmente ci permetterà, studiandola a fondo, di comprendere realmente chi siamo. Se tutto questo noi lo utilizziamo per comprendere chi siamo, acquisiamo coscienza e consapevolezza. E siccome la consapevolezza è legata, secondo Grof, secondo me e secondo altri, alla ipotesi di guarigione, guarire vuol dire comprendere. Da questo punto di vista, la grande differenza che c'è, che introduce Grof nella psichiatria moderna, è l'idea che ha Maslow in America, che ha Friedrich Capra come fisico, che scrive un libro importantissimo, Il Tao della fisica, l'idea che la mente e il cervello siano due cose completamente differenti. Il cervello è un pezzo di carne, la mente è un luogo dove è coscienza, dove c'è l'atto di volontà. Quindi, da questo punto di vista, è un seminario, quello del 13 ottobre, da non perdere, perché il professor Grof è l'ideatore di alcune tecniche per poter accedere a questi stati di coscienza attraverso uno stato non ordinario, come lui lo definisce, ma direi di più, è come avere una persona del calibro di Jung a casa nostra. Io direi non facciamoci scappare questa
grande occasione per conoscere e aprire una porta a quella che è la nuova idea di psicologia transpersonale.